Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presentiamo un antifurto per la casa smart, soprattutto low cost. Abbiamo letto delle ottime recensioni e gentilmente regalato da mia moglie in anticipo sul Natale perché vogliamo rendere la nostra casa più sicura. Penso che a casa vostra non vogliate che qualche malintenzionato entri e rovini tutto ciò per quale avete lavorato anni. Comunque, a prescindere da questo, che sono le solite considerazioni sulla sicurezza, vi volevo presentare il modello ERAI T1. Questo è un antifurto smart che si può collegare direttamente con il vostro dispositivo Alexa e vi dà la possibilità di avere dei dispositivi di rilevazione di movimento o di contatto per le porte. In breve, qualche caratteristica di questo antifurto smart per casa vostra. Allora, la sirena nella parte posteriore ha una ghiera per l'attivazione e la disattivazione manuale. Ma questo perché? Allora, voi dovete spegnere la sirena, quindi la impostate su off, ruotate sul lucchettino, estraete con un cacciavitino, fate leva delicatamente e si toglie la ghiera. Lo potete fissare al muro, lo reinserite e riavvitate. Questo fa sì che se per caso dovesse entrare qualcuno malintenzionato e volesse staccare la sirena, nel momento in cui tenta di ruotarla, a parte che ha già suonato, ma se volesse per vari motivi è riuscito ad entrare, la ruota, questa inizia a suonare da sola. Ed è un sistema che comunque aiuta ancora di più a ricevere notifiche e ad essere allarmati dal fatto che c'è qualcuno in casa. Consigliamo vivamente poi di acquistare altri sensori e altri telecomandi se per caso siete più di una persona, o comunque di far scaricare l'applicazione con le vostre referenze di Smart Life, in modo tale che altri membri della vostra famiglia possano usufruire di questa sicurezza domotica. È un antifurto totalmente senza fili, si configura molto semplicemente, dopo vi faremo vedere come. Ci raccomandiamo di collegarlo all'alimentazione, di scaricare per prima cosa l'applicazione. Viene consigliata un'applicazione diversa da Smart Life, però diciamo che Smart Life è quella un po' più duttile, quella che si presta un po' di più a collegare un po' tutto in casa. Infatti io ho collegato sia delle lampadine, sia l'albero di Natale e adesso anche l'antifurto. Il prezzo del prodotto poi è veramente eccezionale. Sfido chiunque a trovare un antifurto che comunque abbia tutte queste caratteristiche ad un prezzo di €74,90 acquistabile su Amazon. Adesso andremo a vedere nell'unboxing che cosa c'è nella confezione e poi partiremo con l'installazione e le considerazioni finali se è stato semplice o meno riuscire a collegare questo antifurto. Ma prima di tutto questo vi volevo invitare ad iscrivervi al canale di YouTube e attivare la campanella in modo tale da non perdere tutti i video che noi andremo a caricare e quindi vi arriveranno le notifiche. Detto questo, partiamo con l'unboxing. Ma io direi che prima di partire con l'unboxing conviene lanciare la nostra sigla! Don't touch my... All'interno della confezione, vediamo un po' che cosa c'è. Beh, questo non ve lo faccio leggere, il biglietto di auguri di mia moglie quando mi ha regalato il prodotto, manuale di istruzioni e poi degli adesivi per far capire a chiunque che questa casa è protetta da un sistema di allarme. Solamente che sono abbastanza giganteschi, tenete presente, questa è la mia mano. Questo è l'adesivo, cioè chi è che attacca sta roba così grossa? Vabbè, qui abbiamo un altro manuale in italiano per l'utente, qui un foglietto volante, ma arriviamo a ciò che ci interessa. Qui dentro troviamo la sirena di piccole dimensioni ma molto potente da quello che dicono nelle varie recensioni che ho visto. Questo è il tasto di accensione e spegnimento. Carica USB perché ha sì una batteria tampone, ma ha anche la possibilità di essere collegato direttamente all'alimentazione. Sensore di movimento, questo sembra di buona fattura, la plastica sì è leggermente leggera, ma l'importante è che rilevi i movimenti e mandi il segnale alla sirena.
abbiamo il magnete. Questo praticamente va a contatto, quindi sulle porte. Una parte andrà sulla parte fissa della porta, una parte che va sulla porta, quindi la parte mobile o sulla finestra. Nel momento in cui c'è il discostamento dei due magneti, scatta l'allarme. E questa è la linguetta per poter avviare l'alimentazione del prodotto. Ma non finisce qui. Solleviamo la scatoletta. Vediamo che cosa c'è qui dentro. Allora, vediamo un pochettino. Ah, 3M. Già il fatto che mettano 3M mi piace. Qui c'è un secondo sensore di movimento che si può attaccare con gli adesivi della 3M. Poi andremo a vedere nello specifico come fare. Tasselli per poter montare direttamente il vostro sensore al muro. E poi abbiamo questo supporto, se per caso vorreste muovere il sensore in funzione di dove vi serve di più rilevare il movimento. Il famoso connettore che vi dicevo prima per l'alimentazione USB. Va connessa questa parte piccola mini USB direttamente qui alla sirena, e l'altra parte USB va inserita direttamente nell'alimentatore. Dolcis in fondo, immancabile, il telecomandino. Basterà far scendere la copertura e qui abbiamo i vari tasti: inserimento dell'allarme, disattivazione dell'allarme, inserimento di tutti i sensori che avete in casa, perché c'è la possibilità di acquistare separatamente altri sensori di movimento oppure dei sensori di contatto. Dopodiché il test per la sirena, schiacciando la campanellina. Tanto per avere l'idea delle dimensioni, abbiamo una sirena da 6,5 cm di diametro per un'altezza di 3,5 cm, e quindi è molto compatta, ma dicono molto potente. Per quanto riguarda gli adesivi, questa è la parte comica della situazione, abbiamo un 12 per 16,5-17, quindi adesivi che non passano di certo inosservati. Dopo aver fatto queste considerazioni abbastanza frivole, partiamo con l'installazione vera e propria. Per prima cosa andiamo a collegare l'alimentazione all'adattatore 220, colleghiamo l'altro capo dell'alimentazione alla sirena. Ci prepariamo a collegare l'alimentazione, vediamo se dà qualche segnale particolare. Ha emesso un gradevolissimo suono che sfonda i timpani, quindi se la potenza è questa, io direi che iniziamo molto bene. A questo punto, sul manuale viene consigliato di scaricare l'applicazione Tuya Smart, ma parecchi utenti consigliano di utilizzare la più gettonata, Smart Life. Noi procediamo con Smart Life, è quella più comunemente utilizzata e quella con la quale si hanno sicuramente meno problemi. Quindi trasferiamoci sull'applicazione. Entriamo nell'applicazione Smart Life. Ho già dei dispositivi collegati, ma noi andiamo a fare una nuova ricerca cliccando sul tasto più in alto a destra. Gli dobbiamo dire che cos'è il dispositivo che vogliamo collegare. Clicchiamo sulla voce sensore di protezione, dopodiché scorrendo trovate allarme Wi-Fi. Clicchiamo su questo. Ci viene detto di tenere premuto per 5 secondi il tasto reset per poter far lampeggiare il dispositivo in modo tale che si predisponga. Ok, sta lampeggiando e adesso andiamo a fare la configurazione. Abbiamo confermato che il dispositivo lampeggia dopo aver premuto per 5 secondi il tasto reset, e a questo punto ci dà già la possibilità di avere, già avendo utilizzato Smart Life per altri prodotti, sa già qual è la nostra rete Wi-Fi, la nostra password. Voi, se per caso è la prima volta, fate la registrazione, inserite quella che è la vostra rete selezionandola, inserendo il Wi-Fi, quindi la password del vostro Wi-Fi. Fatto questo, confermiamo che il dispositivo in questo momento sta lampeggiando e la nostra rete effettuerà la ricerca per potersi connettere. Ci rivediamo dopo. Ha trovato la nostra sirena e a questo punto ci chiede dove è collocata. Io ce l'ho nel salone, quindi clicchiamo su salone, fine. Ci compare la
visuale della nostra applicazione, quindi in che modo è sistemata la nostra sirena e tutto il nostro antifurto. Nel primo caso abbiamo il montaggio. Questo non ha ancora nessun dato perché noi non abbiamo ancora connesso gli altri dispositivi, quindi il rilevatore di movimento e quello di prossimità di contatto. Quindi torniamo indietro, quando poi li avremo connessi li troveremo qui. Abbiamo la voce luce che, tenendola come in questo caso selezionata, farà accendere e rimarrà accesa la luce rossa che c'è sopra la sirena, ma noi la possiamo anche tenere spenta, quindi la disattiviamo. Il suono, quindi se vogliamo che abbia la sirena attiva oppure no, ma naturalmente non ha senso non avere la sirena attiva. Il tempo della sirena, quindi per quanto tempo, per quanti secondi io voglio che, se scatta la sirena, faccia sentire il suono. Io direi che un 120 secondi sono sufficienti, quindi selezioniamo 120 secondi, ok. Volume della sirena, se lo vogliamo basso, medio, alto, io lo lascerei su alto. Sincronizzazione, se per caso vogliamo impostare noi dei tempi tali per cui io in settimana so che esco di casa, non lo so, alle 7:30, 8, quindi dirò dalle ore 8 fa inserire l'antifurto, dalle ore 18 disinseriscilo. Questo è se per caso voglio effettuare una programmazione, ma nel mio caso non lo farò. Ripristina dati dell'utente, riporta tutto il dispositivo e la app alle impostazioni di fabbrica. Nella parte alta troviamo l'indicazione dello stato dell'allarme in questo momento. Trovate il lucchetto aperto, quindi questo vuol dire che la sirena, l'antifurto, è disabilitato. Nell'app Smart Life trovate la voce antifurto. E tornando alla spiegazione dei tre simbolini che avete in alto, vi dice praticamente se per caso è disattivato il primo a destra, quello con lucchetto aperto, modalità casa, come vi spiegavo prima, si abilita solo i sensori esterni e non quello interno di movimento, e vi arriva anche la notifica. E se invece attivate tutto, usate il primo lucchetto chiuso a sinistra e anche in questo caso vi arriverà immediatamente una notifica che vi dice appunto che è stato armato l'antifurto. Le notifiche arrivano nello stesso identico modo se per caso c'è un calo di tensione o se per caso ho rilevato un movimento o un distaccamento dei sensori magnetici. Ora direi di connettere direttamente i nostri dispositivi. Andiamo ad accendere per prima cosa il sensore di movimento. Troviamo il tasto on off da questa parte. Dopo averlo acceso vi segnala che è connesso. Prima di spostarci di nuovo sulla app vi faccio vedere, già che ci siamo, anche questo. Togliete la linguetta di sicurezza del primo e anche questo vi dà una luce rossa. Questo vi conferma il fatto che si è acceso. Dopo aver attivato il sensore di movimento e quello di contatto, rientrando nella schermata che vi facevo vedere prima alla voce sonda, vi fa vedere che c'è sia la apriporta sia la sonda, ma poi ce ne sono delle altre. Noi nel nostro caso abbiamo due apriporta e una sonda. Proviamo a vedere se sono già attive e le andiamo a testare. Ora facciamo il test inserendo l'antifurto col telecomando per vedere che cosa rileva. Adesso facciamo una prova con i sensori di contatto. Come potete vedere, non appena ho inserito l'antifurto, il sensore, appena ho discostato il magnete, ha iniziato a suonare. Cliccando sulla parte in alto a destra nella home page sulla matitina ci dà le informazioni sul dispositivo, tutto ciò che possiamo connettere, quindi Alexa, Google Assistant, IFTTT, possiamo disattivare le notifiche anche sull'offline, cioè le notifiche offline, c'è la condivisione dei dispositivi, tutta una serie di impostazioni che si possono avere. Adesso vediamo un attimino, se vogliamo cambiare nome al dispositivo basterà cliccare in alto a destra sulla matita e dare un altro nominativo, quindi
invece di sirena intelligente noi lo chiameremo antifurto. Cliccate su salvare e come vedete Alexa ha rilevato che c'è un nuovo sistema di sicurezza. La prima invece è l'icona, possiamo impostare qualsiasi altro tipo di icona, ma le va a pescare dalla vostra dal vostro rullino fotografico del cellulare. La posizione è quella del salone. Fatto questo, io direi di trasferirci su Alexa e vedere come funziona con i comandi vocali. Entriamo nella app Alexa, clicchiamo in basso a destra dispositivi e già ci avverte che ha trovato un nuovo sistema di sicurezza. Facciamo visualizza, eccolo qui, antifurto. Allora, per poter disabilitare il sistema di antifurto in maniera vocale, Alexa per sicurezza chiederà un codice a 4 cifre. Abilitiamo il flaggettino, la levetta, naturalmente ci avverte che chiunque abbia il controllo vocale con il nostro account potrà utilizzarlo e qui poi impostate voi un codice di sicurezza. Ci rivediamo dopo che è stato impostato. Vi spiego brevemente che cosa vi chiederà. Vi chiederà di mettere un codice di sicurezza di 4 cifre. Una volta emesso vi chiederà per conferma di reinserirlo, dopodiché vi chiederà di rientrare, quindi mettere dentro tutte le informazioni del vostro account, quindi la mail piuttosto che il numero di cellulare e la password, e a questo punto sarete abilitati a poter disabilitare il vostro sistema di antifurto in casa anche in maniera vocale. Facciamo una prova. Alexa, attiva antifurto. Antifurto è attivo in modalità a casa. Alexa, disattiva antifurto. Qual è il codice vocale per il dispositivo antifurto? Il dispositivo antifurto non è attivo. Perfetto ragazzi, abbiamo visto come poter azionare l'antifurto qui in casa, sia dal telecomando, sia dall'app Smart Life, sia col comandi del vostro assistente vocale, non dico il nome perché sono parte. Allora, non create le routine dando lo stesso nome antifurto, perché sennò va in conflitto e non ve lo fa attivare. Per adesso ho notato che Alexa vi dà la possibilità, vi dà la possibilità nel momento in cui dite di attivarlo, di entrare in modalità casa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che vengono attivati solo i sensori porte, ma non quello di movimento. Questo consente una maggior sicurezza se per caso siete in casa o lasciate i figli in casa da soli, in modo tale che possano correre per la casa, quindi non scatterà l'allarme se per caso non viene, cioè viene rilevato un movimento. Ma se per caso qualcuno proverà ad aprire le porte o le finestre dove avete applicato i sensori, allora in quel caso inizierà a suonare. Come vi facevo vedere prima, i sensori semplicissimi da poter connettere, basterà utilizzare gli adesivi della 3M che vengono dati in confezione, si attaccano dietro, si decide dove poterli posizionare, l'importante è che vadano più o meno a combaciare con che combacino i due sensori. Questo è fondamentale per far sì che funzioni. Se ne possono aggiungere tanti altri, perché quando avete visto che ha rilevato questi sensori c'era il tasto più per poter aggiungere nuovi sensori, cosa che sicuramente farò, comprerò altri sensori di movimento, di rilevamento del contatto, quindi per porte e finestre, semplicissimo da installare e ad un prezzo veramente concorrenziale. Siamo sull'ordine dei 74,90€. E adesso sfido chiunque ad avere un antifurto totalmente smart che si può connettere in casa in maniera molto semplice, che si può utilizzare con il telecomando, con l'app Smart Life, con l'app di Alexa, e vi dà la possibilità di tenere monitorata la vostra casa. Se poi a questo ci aggiungete anche un sistema di videosorveglianza, non appena vi arriva un avvertimento, perché comunque arriveranno le notifiche che è stato rilevato un movimento piuttosto che un'apertura delle porte, voi potrete tranquillamente attivare il vostro sistema di videosorveglianza e verificare se è un falso allarme o se realmente c'è stata un'intrusione. Vi auguro assolutamente di no. Voto tutto tech per quanto riguarda l'installazione, 10. Semplicissimo, si scarica l'applicazione, come avete visto c'è tutta la procedura inizio video. Per quanto riguarda l'affidabilità del prodotto, questo ve lo farò sapere perché l'ho appena installato.
E invece per quanto riguarda il qualità prezzo, i prodotti sì sono di plastica, ma sembra una plastica abbastanza buona, vi danno tutto ciò che vi serve nel kit per poterlo installare immediatamente, non servono assolutamente fili, perché come dicevamo all'inizio, se voi non avete una presa di corrente per la vostra sirena lì vicino, potete anche staccare l'alimentazione e la batteria tampone interna ha una buona autonomia. Adesso non sappiamo esattamente quante ore, ma noi abbiamo preferito comunque collegarla all'alimentazione. Detto questo, non ci resta che consigliarvi di andare a vedere qui sotto nei link se per caso volete acquistare questo sistema di antifurto. Vi lasceremo la possibilità di connettersi direttamente ad Amazon. E abbiamo altri prodotti che vi consigliamo di acquistare perché testati o che magari riteniamo degli ottimi prodotti da poter acquistare. E detto questo, non ci resta che salutarci e al prossimo video. Ciao ragazzi!